E a tutti ragazzi e bentornati qui con Kratos, Freya non è lontano. Che ha in braccio il figlio malato. Tocca ritornare dalla strega con questa musica anche quasi toccante. Proprio da Vikings, dalla serie Vikings. Arriviamo da Freya. Kratos, mi senti? Rimani con me, zio. Bello di papà, rimani con me, bello di papà. Oh, guarda quanto è veloce. No, forse è sempre stato così. Ma mi sembra che nuota velocissimo. Nuota, rema. Ci siamo, siamo registrati. Sì, è tutto scuro qui. Fratello, Odino ti osserva. Odino lo osserva. Specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stirpe. Vero. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può curarlo. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio. Ma un dio che crede di essere mortale. Non oso pensarci. Ci siamo quasi. E sei scemo, Kratos? Mamma mia, bianco bianco. Ma in effetti, cioè, un dio, come fai a stare male? Addosso. O è un semidio? Chi era la madre di Kratos? Non era Freya? Freya la strega. Il serpente. Vedi? Se stai rialzando l'acqua? No, si riabbassa. Qualcuno ha chiamato il serpente, oh! È nervosa? Un po' più veloce. La febbre sale e inizia a tremare. È grave, sbrighiamoci. Infatti, un po' più veloce, Kratos, tu, figlio. Guarda quante cose da fa qui sotto. Freya! Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Non mi dica non c'è. Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Cioè, non me la fa entrare appena sentito il ragazzo. Non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai. Tocca di averla. C'è un raro ingrediente che si trova solo ai Lime. Il guardiano del ponte dei dannati. Mi serve il suo cuore. Ma subito. Nutritura. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. Ci sono due volte in quello greco. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i nove regni può sprigionarvi una fiamma e contro i morti. La tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. Ho un passato che avevo giurato di non mi dire sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Elaine. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto.
Un sentiero nel giardino porta la mia barca. Prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato. Faccio che devi. Ma portami il cuore del guardiano del porto. Ma io gli voglio le armi. Il tuo figlio potrà sopravvivere. Ah, se lascia inutile. Ora. Ora. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo a salvare. Freya. L'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Va bene, va bene. Usa la barca di Freya per tornare a casa. Chi c'è? Lasciato le armi, lasciate giù nel baule di casa. Proprio a Helheim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace. Come vuoi. Ah, vedi che barchetta. Eccola, ragazzi. Qualcuno ha chiamato il serpente. Ah, va da sola? Le sta a sentire le lame, eh? Sul polso, le sta a sentire. Sugli avambracci, sono dappertutto. E sente come? Per quadrato non la... Lascia! Ma da sola sta barca, segue la volontà, che è? E sei pensieroso? Fa male perdere un figlio. Non lo perdi, non lo perdi. Un altro figlio. Fatta bene, Sasha. No, Atena. Si sta ricordando tutto, bellissimo. Non c'è Atena. Esci dalla mia mente. Bello, ragazzi, non me lo ricordavo proprio. Cioè, mi sta piacendo botto sto pezzo del video. Beh, guarda la telecamera, io sono messo pure malissimo qui. Poi sta a pensare che il 3 non ci metto la mia faccia. E sennò a volte copro delle cose belle, che ne so. Tanto alla fine ormai la voce mia è quella. Senza riconoscibile, dai. Quindi sicuro, ecco qua, là c'è un nemico, sicuro c'è qualcuno che mi sta aspettando a casa, sicuro. Se sta scatena bufera, se scatena tutto. Siamo arrivati. Che cazzo mi aspetta? Invece Mimmi, penso di stare da solo. Attento
Seguite, occhio! Dietro di te, attento! A destra, fratello! Da dietro! Ma quanti cazzo ne arrivano? Dietro di te. Sei un po' lento. Niente, che cazzo fa? Mi prendi per il culo? Via dalla mia proprietà! Se non aver paura, devi accettare il tuo passato. Eccole, non mi dire. Io non me lo ricordo proprio, cioè che uso le spadone. Le spade del caso, non mi dire. Guardale com'è. Che faccio? Tremava. Chi si presenta alla porta? Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità, ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro, marito, padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. Esatto, basta accettarlo. Strano. C'è bisogno. E questi che prima li devo più a cazzotti e mo? A destra! Ma è il devasto però, eh. Sinistra.
No, ma parte sopra. Dietro di te. Da dietro. I regni per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helar. Ah sì? C'è una porta? È vero, c'è una porta. Ma qui c'era qualcosa di utile? No. Cercano di nuovo le spade. Abilità però? Forse non ci ho messo un attacco. Però abilità? Oh, tieni premuto R2 per fare un attacco. Non sono eccezionali. Massimo. Ok. Questa cosa? Ma che è davvero? Vabbè, no, ho visto tutto, raga. A posto, possiamo andare. Sì. Viaggio del regno, andiamo a potenziare, vediamo se troviamo. Madocco, che ne so. Andiamo, andiamo. Abbiamo un botto di missioni secondarie qui, eh. Ok, negozio di blocco. Non sto da solo. Sono certo che prima non ti stavi riferendo a me. Quando? C'è qualche altra cosa che vorresti confidarmi, fratello? Ti assicuro che sono insuperabile nel mantenere segreti. Il silenzio. Beh, sai dove trovarmi. E per la cronaca avevo già capito che eravate greci. Atena era palese. Cosa? Ehi! Tu puzzi di magia straniera! Dolce nanna degli inferi. Che cosa sono quelle? Ha visto subito. Non ne ho mai viste di simili. Saranno un'eredità di famiglia. No. E non lo saranno mai. Amico, mio fratello e io abbiamo creato il Mjolnir per il grande idiota. So riconoscere la qualità. E queste... queste sono speciali. Ehi, dov'è il piccoletto? Si è ammalato. No. Che è accaduto? Yaesir? No, la colpa è mia. Ed è mia responsabilità rimediare. Giusto. Già. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, eh? Che posso fare per aiutarlo? Io so fare tante cose. Vuoi che io venga con te? No. Il tuo lavoro qui
è sufficiente. D'accordo. Ma ti ho detto allora, dove te ne vai così di fretta? Nel regno dei morti. Elain? Cavolo, allora è una cosa seria. Una cosa seria. Fiamme del caos. Ma se possono potenziare, servono le fiamme del caos. Cazzo. E allora niente. Ci prepariamo per il viaggio. E dov'è Elfheim? Freya ti ha dato la runa del viaggio per Helheim. Deve essere sbloccata sul tavolo. C'è proprio il simbolo di God of War. Vanheim, Jutunheim, i giganti, Alfheim, Elfheim. Ragazzi, però io non viaggio adesso. Non viaggio adesso. Perché lo vedremo nella prossima puntata. Quindi grazie e bella.